Ciao a tutti, eccomi qui perché voglio fare una recensione di questo libro fantastico, bellissimo, meraviglioso, super. Voglio usare talmente tanti aggettivi per descriverlo. Cerca di non mancarmi troppo, scritto da Stefania Convalle a quattro mani con Riccardo Simoncini. Riccardo per la parte di Alessandro e Stefania per la parte di Emma, questa coppia che si sposano il 17 giugno. E insomma, poi diciamo, racconta la loro vita insieme, racconta la loro storia, le loro passioni, perché no? Lei, lui, l'amore, la vita, ma gli altri anche, i baci, gli incidenti, le difficoltà, i ritrovamenti. Anni in fila ordinata di una vita scompigliata, i venti che soffiano addosso, i sentimenti che scoppiano dentro, le corse del mattino e le carezze della sera, nella storia di lei, lui, dell'amore e della vita. Diciamo un libro che ci lascia tante sorprese, nulla è dato per scontato, quindi davvero ci immerge in questa bellissima storia, una storia che ogni donna vorrebbe vivere, perché io voglio davvero dirlo. Ci innamoriamo tante volte nel corso di una vita, poi certo abbiamo la fortuna di incontrare il nostro compagno, quello che sarà per sempre, ma chi lo sa se è davvero lui il vero amore oppure è stato qualcun altro che ha fatto parte di un certo percorso della nostra vita, perché io penso che l'amore vero è uno solo, poi puoi averne tanti, ma quello vero, quello con la A maiuscola, nel posto di ogni donna, ma anche di ogni uomo, è uno. Io adesso non voglio dilungarmi, vi invito ad acquistare il libro, vi invito a leggerlo e ad immergervi in tutte queste emozioni. Buona lettura e grazie, Edizioni Convalle. Ciao!